inaugurata ufficialmente la nuova mensa della scuola elementare Anna Frank di Villa Potenza. La cerimonia si è svolta in un clima festoso, alla presenza di bambini, insegnanti, assessori, tecnici, dirigenti del comune di Macerata. Nuovi spazi di 400 metri ricavati da un deposito che è stato ristrutturato, messo a norma e dotato di nuove porte e finestre per un costo totale di 90.000 euro. I bambini ci hanno fatto capire la gioia per aver davvero trovato e ricavato uno spazio importante per la scuola Villa Potenza. C'era un problema serio, i bambini mangiavano in maniera differita a gruppi, era un problema che conoscevamo, i genitori sono stati molto bravi a stimolarci, a stare dietro alla richiesta e quindi attraverso un progetto che è l'ufficio tecnico di Macerata, grazie all'ingegner Luchetti, ma direi alla collaborazione di tutti, ai funzionari e direi all'intera struttura, ci ha consentito in pochi mesi di mettere a disposizione uno spazio importante. Quello della mensa è stato uno degli investimenti più importanti di questa amministrazione, perché abbiamo voluto fortemente le mense verdi bio in tutte le scuole, biologico e filiera corta in tutte le classi. Ieri abbiamo avuto un incontro con tutti i comitati mensa della città e tutti sono soddisfatti di questa proposta e di questo servizio. L'intervento realizzato in 3 mesi è nato dalla necessità di ampliare gli spazi adibiti al refettorio, divenuti ormai insufficienti per il numero di bambini che frequentano sia la scuola materna che quella elementare, peraltro in continua crescita. Siamo stati molto felici di questo progetto di ampliamento. Il nostro era un problema oggettivo, perché l'anno prossimo non avremmo potuto mantenere il tempo pieno in questa scuola se non ci fosse stato questo intervento. Quindi arriva in un momento opportuno per noi, così abbiamo la possibilità di proseguire dalla prima primaria fino alla quinta il tempo pieno in questa scuola.